Salve, la prima domanda che volevo fare è quella riguardo ai due vini di Premier che hanno partecipato al suo evento dell'anno scorso. La domanda invece, quest'anno ci saranno dei vini da qualche paese dell'Unione Sovietica nel vostro evento? Sì, stiamo lavorando perché diversi produttori, innanzitutto io sono stato in Crimea, in Krasnodar, sono stato 10 giorni in questo settembre e ho visitato i più importanti produttori sia del Krasnodar, tra cui Chateau Tamagne e in Crimea molti produttori e quindi si sta infittendo lo scambio di assaggi tra i grandi vini della Russia e il mio palato. E sicuramente saranno coinvolti all'evento di Roma a febbraio e noi quest'anno replicheremo a Mosca in giugno la seconda edizione dei migliori vini italiani e russi. Quindi faremo un evento a Mosca, già lo scorso anno l'abbiamo fatto la prima edizione, è andata molto bene, c'erano 12 produttori russi insieme a una ventina di produttori italiani. E quindi continua questo scambio di... Io credo molto nel futuro dei vini di Russia. Ma che tipologia di vini, diciamo in questo caso di Crimea, le sembrano più promettenti? Sono le bollicine o sono i rossi o sono i bianchi? Secondo il suo ovviamente autorevole parere, quale potrebbe più piacere? Assolutamente in Crimea qualsiasi tipo di vino viene fatto è eccellente. Io ho assaggiato oltre 200 vini in una settimana di circa una diecina di produttori diversi e ho trovato dei magnifici vini in tutte le categorie. Chiaramente ci sono i vini crimeani classici, quindi quelli diciamo così ossidati, liquorosi. E forse un po' dolci. Sì, è un po' dolci sicuramente, ma anche noi abbiamo grandi passiti in Italia. E poi ci sono dei Sauvignon Blanc, dei Moscato Tonnel, dei Cabernet Franc, dei Syrah. La Crimea è una terra molto vocata alla produzione di vino, ci sono dei produttori meravigliosi che hanno fatto molti investimenti, quindi sta nascendo una enologia russa molto completa. Perfetto, invece la domanda inversa, secondo lei dei vini che lei porterà a Mosca italiani, quali sono tipologie di vini che più piaceranno secondo lei ai russi? Perché io so che vi piacciono i vini un po' profumati, tipo un Gewürztraminer, può darsi un Sauvignon, un Amarone, un Preventivo, cioè questi qua. Lei che opinione ha? Assolutamente i russi amano i vini frutto, cioè i vini pieni di frutto, morbidi, consistenti, equilibrati, integri, quindi in perfetta linea con quella che è la mia metodologia di assaggio, tanto è che i vini che io ho selezionato e che ho portato a Mosca di ogni regione italiana, perché la cosa bella del vino italiano è che tutte e 20 le regioni hanno prodotti eccellenti, sono risultati graditissimi, quindi è stata una festa proprio del vino italiano e ripeto, la cosa importante è che i produttori russi stanno acquisendo coscienza dei propri mezzi e soprattutto anche un interscambio umano e culturale durante gli eventi, i produttori italiani che conoscono quelli russi, quindi ci saranno delle visite reciproche in questo modo che si migliorano. Certo, ma secondo lei qual è il vino che potrebbe più piacere tra quelli? Ah, sicuramente quelli che ha menzionato lei, quindi tra i bianchi il Traminer, il Moscato che è meraviglioso, anche il Sauvignon Blanc, tra i rossi il Primitivo, il Lacrima di Moro d'Alba, il Rouquet piemontese molto profumato. Questo mi manca, sì. Me lo dovrà fare assaggiare. Sono le due varietà aromatiche rosse, il Lacrima di Moro d'Alba e il Rouquet del Piemonte. Sono felice che ogni anno io conosco qualche vino nuovo, qualche vitigna nuovo, veramente ancora. Io anche ho assaggiato, anzi addirittura un produttore, Vladimir, io non mi ricordo il suo cognome, l'azienda che era presente l'altro anno, la linea del genere, aveva una collezione di antichi vitigni autoctoni russi della Crimea nel suo campo e io ho assaggiato, siccome sono andato in settembre, l'uva era matura, ho assaggiato gli acini di queste rarissime varietà che lui sta facendo moltiplicare e quindi è un'opera importante di mecenatismo e come è stato in Italia anche i russi stanno recuperando le antiche varietà autoctone, perciò di qui a pochi anni scoprirete tanti saperavi, tante altre varietà così potenti, anche voi profumate, c'è solo da aspettare. Grazie mille. Prego. E l'aspettiamo a Mosca allora. A giugno. Grazie mille.